Piemonte, praticamente un mese quasi di fila di piogge, le temperature si sono abbassate, alcune regine sono andate completamente in blocco di covata, una famiglia nel giro di una settimana ha esaurito completamente le scorte che avevano fatto sul ciliegio e si stava sbarazzando delle larve, delle pupe, si stavano mangiando anche la cera. L'ho beccata in tempo, era su 7 e mezzo, anche questa è su 7 e mezzo. Ok, qua scorte ci sono, polline di nettare, adesso sono previsti di nuovo un paio di giorni di pioggia e poi dovrebbe tornare il bel tempo. Ecco, qua ci sono un po' di larve, ma proprio poche. Ecco la regina bianca, questa andrà cambiata. Allora, vediamo, questa era una delle famiglie che forse hanno patito di più e infatti ho dato abbondante candito, questo proteico, perché non avevano neanche scorte di polline e avevano tanta covata. Già vedo dal telaino trappola che c'è zero costruzione. Questo gliel'ho messo circa un mese fa, ma con un mese di pioggia, cioè, le famiglie sono arrivate veramente allo stremo. Alcune l'ho prese proprio al limite. Telaino trappola, come potete vedere, è poca roba. Ho messo dei cerei nuovi da melario. Tutta scorte. Ah, qua c'è anche qualche larvetta, tante uova, bene. Ah, io però, anche qua tutte scorte. Sono andate in blocco di covata le regine, sono andate in blocco di covata ad aprile, quando stava fiorendo la cacia. Vedete, ci sono uccello percolate, ci sono uova, ma non ci sono larve. Vesucchia, infatti, è bello pieno di scorte, bello di nettare, polline anche qui in mezzo. Ecco la regina, 2023. Ho lasciato l'esclù di regina, ho messo i melari, li ho tolti, non volevo togliere gli esclù di regina, di nuovo doverli stoccare. Qua ho girato il coprifavo, così posso mettere il candito e via. Allora, regina 2023, infatti anche questa poche celle reali. Allora, questa è una famiglia a cui ho fatto un cambio regina. Infatti queste, non avendo più la regina, non hanno grossi problemi di scorte, soprattutto di proteiche, qua è tutto polline, non hanno la covata da nutrire. Ecco, nata da questa. Bom, visita finita.
Rocco, dividi i galli, dividi i galli. Dai, prendi sto gallo, tiralo via. Bravo, bravo.